Giovanni è un amico, però so che lui non esercita il fenomeno della piaggeria. E Giovanni esprime col cuore quelli che sono i sentimenti e ciò che un'opera appunto suscita, e che un'opera scritta al femminile abbia potuto suscitare questi tali sentimenti in un uomo che ha letto è veramente qualcosa che riempie d'orgoglio sia me che Carmen. Io vi ringrazio di essere qui questa sera, come dicevo, perché mi lega a Santo Stefano, Comune di Santo Stefano e alla cittadina di Lambaie un legame profondo, perché io, oltre alla poesia, sono profondamente un'appassionata di storia, della nostra storia, della storia calabrese, e so che qui veramente si è scritta la storia. Quindi quando io tocco queste, mi viene da dire, queste sacre sponde, mi viene veramente il senso, il respiro, è qui veramente dove l'aria è così tenue, così fresca, veramente parlano gli alberi, ma gli alberi non parlano di fronde, parlano di ciò che avete saputo nel tempo costruire con coraggio, con forza e con tenacia. Quindi sono particolarmente orgogliosa dell'invito fatto da Giovanni, dall'amministrazione comunale, a partecipare alla rassegna Gambarie da leggere, e quindi essere qui è un motivo veramente di gioia e di orgoglio, e lo è per la mia compagna di avventura Carmen. Poi lei non ha bisogno che io parli in sua voce, lo scoprirete appunto vivendo questa serata, ma assieme anche alle altre due compagne che sono sedute qui al nostro tavolo. Io non le chiamo relatrici perché stasera non sarà una di quelle serate di presentazione pomposa, autoreferenziale, canonica. È vero che ci vedete sedute qui, perché non avremmo potuto fare diversamente, ogni tanto ci dobbiamo dare anche un tocco istituzionale, però la nostra presentazione è una interrelazione che noi faremo, e la faremo anche con voi attraverso la visione dei dipinti di Carmen, attraverso la lettura delle poesie e attraverso ciò che loro riusciranno a sviscerare da quelle che sono state le emozioni. Quindi non parleranno in maniera dottrinaria di ciò che è il verso, se è un endecasillabo o è un verso sciolto. Noi abbiamo voluto persone che sapessero sviscerare le emozioni, le sapessero comunicare a voi perché empaticamente anche le vostre arrivassero a noi. Quindi questa è la nostra serata, è quello che vogliamo prospettare e offrire questa sera, assieme all'ottima musica del cantautore bravissimo Mario Taverriti, che ha musicato alcune delle poesie contenute nel libro, ma ha anche realizzato dei bellissimi brani che stasera appunto ci proporrà. Io direi, Carmen, di non porre tempo in mezzo e di presentare appunto questa serata che si preannunzia già piena e ricchissima di sorprese. Do la parola ad Antonella Smiriglia Fava. Antonella Smiriglia Fava è un'avvocata che mi ha accompagnato e ha accompagnato tantissime donne attraverso i corridoi della loro anima e attraverso i corridoi che noi amiamo definire della giustizia. I corridoi di questa giustizia che molto spesso è stata vilipesa e offesa da ritardi, da pregiudizi, da preconcetti, però quando si hanno persone coriaci e tenaci come Antonella, questo porta inevitabilmente a dire in nome del popolo sovrano la giustizia è fatta. Rubo 2 minuti ad Antonella per dire l'incipit che ci ha portato a questo libro. Il libro nasce da una storia vera. Io sono un'avvocata e mi occupo di donne abusate, di donne spesso vittime di violenza domestica. E un giorno venne da me una giovane donna che era martoriata nel corpo e nell'anima, offesa in entrambe queste due prospettazioni. E non voleva denunziare, quindi era difficile per noi poterla aiutare.
Fortunatamente riuscimmo a creare un'ottima rete fatta di assistenti sociali, di psicologi, di avvocati e anche di procuratori e di forze dell'ordine. Questo permise a quella donna di potersi salvare e di poter oggi condurre una vita bellissima, una vita di riscatto, una vita adesso che la vede, che l'ha vista da crisalide divenire meravigliosa farfalla. E la signora, l'incipit che diede origine a questo libro, fu una sua relazione che mi fece, dove nell'ultimo rigo scrisse: "Ho deciso di amarmi". Quelle parole furono parole dirompenti per me, scardinarono anche i miei pregiudizi, mi fecero avere un approccio diverso alla vita e alla realtà e ci consentirono quindi di poterla aiutare. Il libro non è una biografia. È dedicato a questa donna, ma è dedicato a tutte le donne, a tutte quelle persone, uomini e donne, quindi, che passano attraverso il caos, attraverso la crisi che porta poi al riscatto e alla rinascita. Voi vedrete nella quarta di copertina di questo libro un sasso, è un sasso dipinto, è questo il sasso che Carmen ha dipinto con una libellula, che è il simbolo della rinascita. La libellula sta in uno stagno 3 anni sotto forma di bozzolo, di crisalide, quindi è imprigionata nell'acqua. Improvvisamente però scardina il suo bozzolo e vola. Quindi fortemente simbolico è questo sasso che noi abbiamo voluto rappresentare come un sasso lanciato nello stagno dell'immobilismo e di ogni oscurantismo, affinché ognuno di noi possa trovare la via del riscatto. Grazie. A te la parola, Antonella. Di essere presenti ringrazio tutti per la presenza e ringrazio Marina Neri per avermi voluta qua fortemente stasera. Lei sa perfettamente che io, pur facendo l'avvocato, quando mi allontano dalle mie aule, non ho una grande capacità oratoria perché mi emoziono facilmente, però per Marina e per Carmen stasera mi sento veramente onorata di poter parlare dei Silenzi di Medea. I Silenzi di Medea non è un libro qualunque, un libro che trovate nelle solite presentazioni dove, vabbè, sì, vado, mi invitano, compro il libro, mi leggo qualche poesia, poi lo poso lì e rimane lì. Ne apro, vedo qualche figura, e vabbè, sì, un quadro bello, finisce lì. I Silenzi di Medea è un libro emozionale, è una trasfigurazione del dolore delle donne, ma nello stesso tempo anche voglio spendere una parola anche sulla parità di genere, perché non è solo la donna ad essere violata, ma è il genere che può essere l'essere umano violato in questo libro ed è il riscatto di quell'essere umano che riesce al di là, attraversando quel dolore profondo, con il coraggio che donne come me, Marina, che viviamo con coraggio, affrontiamo i problemi della giustizia italiana, perché ce ne sono tanti problemi nella giustizia italiana, e molte donne non si sentono incoraggiate a denunciare, anche ad uscire fuori da quella che è la colpa che si fanno di quella violenza che subiscono, riuscire ad attraversare quel dolore e dire io mi voglio amare e nell'amarmi voglio ritrovare l'essere umano che c'è dentro di me. Utilizzo appositamente non il termine donna, anche se il libro è al femminile, è proprio il riscatto dell'essere umano che esce da quella violenza e che vuole ritrovare dalle proprie ceneri la bellezza che poi è trasfigurata nei dipinti di Carmen, perché Carmen ha saputo cogliere proprio quelle che sono le emozioni che la poesia di Marina Neri fa trasparire, quelle emozioni forti, le ritroviamo in tutti i quadri, per esempio penso alla Funambola, penso Violata, penso anche Silenzi, sono dei quadri che vanno assaporati piano piano unitamente alla poesia di Marina Neri.
E la poesia di Marina Neri, unitamente ai quadri di Carmen, costituiscono una nemesi di quel dolore, cioè una vendetta proprio per quel dolore. E nello stesso tempo poi abbiamo questa esplosione di emozioni che viene fuori dal finale delle poesie. Tutte le poesie di Marina e tutti i quadri di Carmen hanno dentro una forte speranza, speranza di uscire fuori, di potercela fare. E io quando ho letto il libro, specialmente alcune poesie che mi toccano un po' più da vicino come avvocato, ho visto proprio realizzare quello che è il sogno di ogni avvocato, il tendere verso quella giustizia. In questo libro, venuta fuori dalla parte della Cassazione, quella giustizia che quella donna cercava, è come se ci fosse proprio questo messaggio: chiunque può venire fuori dalla violenza e ce la può fare. Questo messaggio di speranza, solo per questo messaggio di speranza, e riagganciandomi a quello che ha detto prima Gianni, c'è proprio questa voglia di trasmettere ai giovani proprio il messaggio della speranza, leggendo questo libro e quello che viene fuori. Questo libro è un quacerco di emozioni forte, per questo va letto, non perché siamo qui a presentarlo, ma perché è proprio un grandissimo quacerco di emozioni e soprattutto questo messaggio della speranza. Grazie. Grazie Antonella. Sapevo, quando ti ho chiesto di esprimere le tue emozioni questa sera, che tu avresti fatto uscire non l'avvocato che è in te, ma la grande persona appunto che sei. Quindi io ti ringrazio di questo tributo veramente che hai dato alla nostra opera. Grazie. Adesso, buonasera. Adesso noi passiamo la parola a Samantha De Martin. Samantha De Martin è figlia di questa terra, della vostra terra, e quindi per me c'è tutto l'affetto, tutta la stima appunto che posso trasmettere a figlie guerriere di questo vostro mondo. È una giornalista molto preparata, molto brava, si interessa nello specifico del mondo della cultura. Stasera ci darà un piccolo saggio e poi noi saremo tutti in sua balia. A te la parola, Samantha. Grazie Maria, è una bella responsabilità. Ci sono libri simili a cristalli che vanno maneggiati con guanti di velluto, e il libro di Marina è uno di questi. È un libro carico di sensazioni, di emozioni, un libro di dolore, un libro di paura, di coraggio, ma è anche un libro di rinascita. È un libro di aiuti reciproci, mi ha detto Marina, ed è un libro scritto con le mani e con i pennelli. È frutto di due donne che hanno scritto, hanno lavorato insieme per onorare le donne stesse. E diciamo che tra i dipinti, le opere di Carmen Stendrivolpe e i versi di Marina c'è un rapporto di grandissima autonomia. I quadri di Carmen non sono delle interpretazioni o esegesi dei versi, ma sono in osmosi, camminano separatamente, però nel contempo si incontrano, e questa è la grande bellezza. E poi io, scrivendo di arte, diciamo che ho provato una grandissima emozione nel vedere questo dialogo, questo incontro e questa distanza all'interno di questo libro. Protagoniste sono le donne. Donne che Marina conosce bene, come ha detto, donne che hanno subito violenza, ma donne accomunate, ed è una parola che ricorre spesso all'interno di questi versi, dalla luce. E il gabbiano è un animale che ritorna spesso. Ecco, donne che vogliono rinascere, donne che ce la fanno, donne che hanno coraggio. E ci sono tante donne all'interno di questi versi. C'è la donna aquilone, la donna crisalide, la donna onda, la donna vite. Ho visto che anche a Carmen ha portato il quadro che rappresenta, ecco, la vite. Perché? Ecco, poi mi voglio soffermare anche su questo quadro molto bello. Che cosa fa la vite? La vite durante l'inverno viene recisa dal vignaiolo, e durante la primavera
invece che cosa fa? Col calore, con il primo caldo, incomincia a stillare un po' di quella linfa, e proprio lì dove c'era la ferita, come una sorta di pianto, di lacrima, di pianto liberatore, di catarsi, perché questo libro è anche catarsi, e parla di tante aree fenice che risorgono e che rinascono dalle loro stesse ceneri, e rinascono da questo inverno. Un libro prende per mano il lettore attraverso due elementi, che sono la copertina e il titolo. E la copertina, eccola, la vedete qui, è Libertà, però a Marina piace chiamarla Medea. Ed è una figura nera che si slancia, una silhouette che si slancia verso l'alto, così come da un lampo, come da un fulmine, che la fa slanciare così verso il cielo, verso l'esistere. E poi nella quarta si sono già soffermati sulla libellula. Libellula che è questo animale, e una delle etimologie di libellula è proprio libra, che significa bilancia. È proprio questo legame forse di queste donne col senso di giustizia, con questa volontà di giustizia, volontà fortissima. E poi, ecco, una cosa che, un'immagine che mi è venuta in mente leggendo questi versi, e sono tantissime, vorrei veramente soffermare su tutte, però c'è una statua, un busto di un artista molto, abbastanza famoso, direi, Gian Lorenzo Bernini, ed è il busto di Costanza Piccolomini. E chi l'avrebbe mai detto che un artista come Bernini poteva macchiarsi anche lui, ahimè, di uno sfregio? Perché Bernini ha sfregiato questa donna, era la sua amante, e proprio perché, vabbè, lei l'aveva tradito con il fratello, e un giorno ha ordinato al suo servo di portarle del vino come regalo, come omaggio, quindi l'ha ingannata, e poi il servo l'ha sfregiata con un coltello. Bene, Bernini, questo busto è molto particolare perché proprio rappresenta e mette in luce la forza di queste donne. Noi non vediamo in questo busto lo sfregio, ma noi vediamo una donna che è un unicum nella storia dell'arte, una donna che ce l'ha fatta perché è diventata una famosissima mercante d'arte, una collezionista, e viene proprio letta nella storia dell'arte come esempio di quelle donne che ce l'hanno fatta nonostante la violenza e nonostante il dolore. La donna non è uno dei personaggi illustri come Bernini è solito rappresentare, un paghi oppure personaggi della mitologia, ma è una donna che lui rappresenta perché voleva che questo busto restasse a sé per uso privato, non era una commissione. Ed è una donna che è scompigliata, sembra essersi appena alzata con questa camicia aperta, ed è la sua amata. E questa luce è quella che noi, che io ho visto, ecco, in queste, nonostante forti elementi di, cioè la donna, cioè stupro per esempio tra le poesie molto forti, che mi ha molto colpita. Ecco, questo stupro, non so se leggerne un pezzetto, anzi chiedo scusa a Marina se ne leggo poco, perché le poesie non vanno lette a pezzi, ma vanno lette per intero, però per motivi di tempo me lo consentirà. Freddo, tanto freddo in quell'aula di tribunale, inverno nell'anima a raffreddare il gelo del sudore, rivoli le imperlavano la fronte, sale sulle labbra, qua erano lacrime, di stizza, di rabbia, di paura, di vergogna. Era lì, libera, eppure prigioniera di una gabbia dorata, quella delle convenzioni, dei retaggi, delle opinioni divenute oltraggi. Cagna, puttana, apriti per noi. C'era silenzio intorno, ma lei sentiva ancora quelle voci, anche adesso che non è in gabbia. Agnelli domi, un giorno furono lupi. Come non pensare al dramma subito da Artemisia Gentileschi, allo stupro da parte del pittore, amico del padre, che rovinò la vita di questa donna, e al contrario invece della Costanza Piccolomini, che invece riuscì, nonostante, ecco, questa umiliazione subita da Gian Lorenzo Bernini, che ovviamente se la cavò neanche come un'ammenda perché era amico di Urbano VIII, e Artemisia, che invece fu, nonostante lui stesso fosse stato condannato, il suo stupratore, a lasciare Roma, non lasciò mai la città, e questo fu un'ulteriore umiliazione alla vita della scrittrice, della pittrice, che è praticamente tutta l'arte permeata di questo episodio. Teste mozzate ne sono appunto un esempio. Ecco, tutte le poesie di Marina hanno qualcosa anche che riguardano la cronaca. Lei cita, per esempio, fa riferimento a Desiree Mariottini, a 16 anni violentata da 4 uomini e lasciata morire. Oppure, ecco, qui voglio anche fare riferimento all'opera di Carmen, questa violata, questa donna così messa, ecco, la vedete qui, che è così in posizione fetale, sola, non ha un volto, in realtà potrebbe essere chiunque, potrebbe essere, e tutto intorno a questa grandissima confusione, questo caos, però nei contorni dell'opera c'è questo oro,
Anche qui quest'oro è un altro elemento importante perché la luce è sempre presente nei quadri, ma è sempre presente anche nei versi. Oppure la mamma di Offa che ha ucciso i due figlioletti e il loro papà. Insomma, c'è tanta cronaca, c'è tanta arte, c'è tanta bellezza. E chiederei a Marina, visto che, come dicevo all'inizio, un libro prende per mano il pubblico attraverso la copertina e attraverso il titolo, di soffermarsi su questi silenzi di Medea, che vanno oltre il silenzio e anche la figura stessa di Medea, che è vittima e carnefice. Siamo abituati d'altronde ad ucciso i figli, ha ucciso il fratello. Chi è Medea? E soprattutto, Marina, cosa sono questi silenzi? Perché attraverso questi silenzi ci possono dire molto, possono salvare o possono uccidere. Ecco, ti chiederei di cominciare di spiegarci ecco, qualcosa in più sul titolo. Grazie. Grazie a te Samantha. Io brevissimamente vorrei rispondere a questa domanda perché poi i silenzi di Medea saranno sciorinati nel corso appunto di questa serata. Il protagonista non è Medea del libro. Medea la conosciamo tutti, è quella figura titanica della tragedia di Euripide che sicuramente è una figura titanica in negativo per vendetta nei confronti del marito che la tradisce, la ripudia, uccide i suoi figli. Ma il titolo del libro io ho voluto usare provocatoriamente la figura di Medea, perché è vero, è titanica, è grandiosa, ma i veri protagonisti sono i silenzi. I silenzi di una donna, che sono quelli che sono il preludio della crisi, il preludio del caos, sono tutto ciò che può portare al riscatto o alla tragedia. Quindi i protagonisti del libro sono proprio i silenzi. Adesso ci addentriamo nel vivo della nostra serata attraverso Milady di Mario Cavarriti. Ah, grazie. Giusto una parolina per presentare questo brano, che è una canzone che ho scritto, il testo, sia il testo che la musica, volendo proprio amplificare l'aspetto di una donna. Ho voluto dare un volto a ciò che naturalmente ho visto, ho provato e naturalmente ho anche voluto trasmettere a chi ha ascoltato questa canzone qua, dedicata a tutte le donne. Thank you.
ascolti quel silenzio dentro un buio, ma mia voce accoglie il fragile respiro. Io ti guardo senza tempo e senza età, in vera e propria poesia, quindi come vedete stasera è un continuum, non avete da come salvarvi, quindi sempre poesia. Mi piacerebbe iniziare a leggervi una poesia del libro, ovviamente non le faremo tutte, sarebbe impossibile, però cerchiamo di seguire un filologico e stasera il filologico sarà dato dall'amore, l'amore malato e il riscatto. Questo quindi è il fil rouge che collegherà appunto le poesie che andremo a leggere. Samantha stamattina mi ha chiamato, mi ha detto: Marina, io sono rimasta molto colpita dalla poesia Fico d'India. E allora, siccome è anche una di quelle poesie che Carmen ha non interpretato, ha rappresentato a modo suo, ve la leggo per prima. Figo d'India. Svestire l'anima di una donna non è come spogliarla per portarla a letto. Non sbottoni vesti o reggiseno, non alzi gonne, non abbassi slip. Quella cerniera che si apre lenta e scende sopra un corpo di perché rischia di incepparsi ad ogni dubbio, di risalire per stizza e chiudersi sopra i sé. Come un fico d'India, quell'anima ha le spine, per farle da corazza protettiva, necessita di cure sopraffine, devi coglierla con cautela e amore. Il frutto dentro, quando si apre a te, è prelibato. Solo se hai il coraggio di rischiare di pungerti, di soffrire, puoi assaggiarne il sapore. Svestire l'anima di una donna richiede una grande maestria. Non bastano sol mani pure esperte, ci vuole grande estro di poesia per garraffiarle i sogni sulla pelle, per cospargere il corpo di polvere di stelle, per farle urlare il tuo nome, un ancora, un ti voglio, per imprimere il tuo essere sul suo foglio, per vederle sopra il volto del piacere e la magia. Per svestire l'anima di una donna, lentamente devi entrare in lei. Non basta possederla per un'ora, devi respirare i pensieri suoi. E quando nuda davanti a te quell'anima sarà,
coi suoi contrasti lei ti esalterà, timida, vulnerabile, impudica, esigente, del tuo orgoglio si vestirà. E sarà passione, sarà emozione, servo e padrone tu diventerai. Svesti quest'anima, amala. Oh sì, puoi giurarci, degli dèi l'invidia tu susciterai. Allora, cosa dire dell'opera? Giuseppe, lo puoi prendere il quadro, mio marito, ti facciamo fare da valletto. Ecco, quello da valletto, così, no, così lo possono vedere, quindi quando parlo magari sanno di... Mettilo qua, poi lo rimettiamo a posto. Perché è così, diciamo... Ma abbiamo un balletto, bella presenza pure, quindi... infatti. Per tutto siciliano. Come dire, per Giovanni è qualcosa, è un di più. Allora, dicevo, mi è piaciuto molto il fatto che hai detto che diciamo, i quadri hanno una vita propria rispetto alla poesia, nel senso che il quadro si interseca alla poesia, ma non è una semplice, diciamo, raffigurazione, e questo è proprio quello che io, diciamo, era il mio intento, perché non volevo raffigurare la poesia, fare un'illustrazione, ecco, della poesia, ma volevo riportare sulla tela quella che era, diciamo, la sensazione, l'emozione che leggendo la poesia mi suscitava. In questo caso, Fico d'India, io l'ho rappresentato attraverso questa famosa cerniera, perché la cosa che mi ha così colpito è proprio l'aprire questa cerniera per conoscere l'anima della donna. E infatti io sotto la cerniera ho anche dipinto, cioè nel senso è chiusa, ma se si apre c'è qualcosa sotto. Memoria di Fontana, io ho detto... E lui taglia io la cerniera. E quindi è anche dipinta, c'è qualcosa sotto. E ho voluto rappresentare non le spine, ma proprio l'aspetto carnoso, la passione, quello che è, appunto, questo amore, diciamo, passionale. Ho voluto che, appunto, venisse fuori soprattutto questo aspetto, per cui me lo sono immaginata così, il mio Fico d'India, con questa polpa, no, io la conosco, fammi vedere, con questa polpa bella rossa, non so se voi, vabbè, conoscete, penso, il Fico d'India, l'avete mangiato, no? Quelli rossi sono quelli più gustosi, no? Almeno io da piccola mangiavo solo quelli, volevo solo il Fico d'India rosso, gli altri colori non mi piacevano, non li volevo, perché secondo me erano proprio i più saporiti. E quindi l'ho rappresentato così, bello, con il rosso carnoso, grosso della passione, e con questa cerniera che nasconde qualcosa. E quindi, insomma, come dire, al possessore scoprire cosa. Grazie Carmen. È vero che, come dici tu, i quadri non vanno spiegati, ma un input, appunto, ci piace lanciarlo questa sera. Forse non tutti conoscono una storia d'amore, a mio avviso, bellissima. È la storia d'amore di Marina Abramovic e di Ulay. Ulay è il diminutivo di un nome che io non so pronunziare, quindi... sono due artisti, due performer che nel corso della loro vita, parliamo degli anni 70-80, fecero delle opere viventi veramente grandiose. Loro erano compagni anche nella vita, fu un grande amore il loro, fecero anche fotografie, performer dal vivo, come per esempio stare fermi da parecchie ore per vedere le reazioni delle persone all'interno dei musei. Decisero un giorno di fare il percorso della muraglia cinese, sarebbe durato un viaggio
tre mesi, alla fine di questo percorso avrebbero deciso se sposarsi o lasciarsi. Si incamminarono uno dalla parte e uno dall'altra con delle guide. Alla fine di questi tre mesi si ritrovarono in un determinato punto, solo che lui, Ulay, nel frattempo aveva avuto la relazione con la sua guida e quindi questa era incinta. Marina non ci pensò due volte e si separarono. Circa 10 anni dopo, mentre Marina Abramovic si trovava al MoMA di New York a fare una performance nella quale lei doveva stare ferma e osservare una persona che si sedeva davanti a lei attraverso uno scambio emozionale con gli occhi per vedere i messaggi nel silenzio che questi occhi riuscivano a trasmettere, mentre lei aveva per un attimo gli occhi chiusi, si sedette di fronte a lei Ulay. Erano 10 anni che non si vedevano. Chi di voi vuole e ha l'opportunità di farlo, trovi questo video su YouTube, vedrà in quei 3 minuti di performance che c'è passare dall'uno all'altro, dallo sguardo dell'uno all'altro, un'intera vita. Ed è veramente meraviglioso come nel silenzio si possa creare questo, si sente veramente il passaggio dell'amore dall'uno all'altro. Quella situazione mi colpì tantissimo e ispirò una mia poesia che si intitolò Occhi negli occhi. Mille aghi acuminati li ho addosso, io che ho fatto di te un ricordo, un rimpianto, un rimorso. Lacerano la veste delle mie pupille, entrano e escono da me, non sono, lo comprendo, violenti, improvvisi, guizzanti come le scintille. Assorbo e rilascio, sento e poi comprendo, ho vissuto il presente solo per quell'attendo. Silenzio, parola non occorre, fluisce il tempo senza requie mai, occhi negli occhi, per questo amore che i limiti non sa porre. Cos'è il tempo ed anche la distanza? Creazioni di uomini che non sanno, no amore mio, loro non sanno, che in un solo sguardo dell'amor c'è la sostanza. Nello spazio di un solo minuto, tutto torna, tutto passa, tutto resta. Una delle mie preferite, quindi grazie per averla letta. E è una performance straordinaria che veramente tutte le volte che la si guarda fa commuovere, perché tra l'altro le performance di Marina Abramovic hanno delle regole molto ferree. Quella volta lei doveva soltanto limitarsi a guardare 1700 persone che sono passate durante i giorni in cui è stata lì seduta, e diciamo che c'era un divieto che era quello di fare qualsiasi altra cosa che non fosse guardarsi. Quindi si vedeva questo tavolo in mezzo e queste due poltrone, lei che guardava tutti gli spettatori. Nel momento in cui viene Ulay, lei per pochi minuti lo guarda, ma a un certo punto l'artista viola una delle regole ferree del suo linguaggio artistico, che è quello di rompere completamente, quindi non si limita solo a guardarlo, ma allunga le mani per toccare le mani di Ulay, del suo compagno. E questa è veramente l'amore, la passione, la bellezza, e che a volte riesce anche a offendere quello che è un linguaggio ferreo di un artista come Marina Abramovic. Quindi veramente emozionante questa performance, è bellissima la scelta e la tua resa, Marina, in questi versi. Grazie. Allora, io nel mio quadro, nel mio dipinto, ho voluto fare sì, adesso poi cediamo la parola anche al pubblico. Io non so come si chiama la signoria sua. Carmen Schembri Volpe. Carmen Schembri Volpe, ho due cognomi. Tutti i reggitani. No, a Dornanisi la darò io la parola. Io lo so, Stefanide. No, ce ne sono anche Stefanide. Accomodatevi che avrete la giusta. Allora,
Allora, dicevo, io ho voluto rappresentarle in un unicum, perché appunto queste due persone, queste due, questo grande amore, quindi io l'ho chiamato, infatti il mio dipinto l'ho chiamato fusione, nel senso che sono come se fossero un'unica persona. E nel dipingerli poi ho ripercorso un po' nel quadro quella che è la loro vita, la loro arte, mettendo delle parole, delle parole chiavi che riprendono alcune loro performance, i titoli di alcune performance che hanno fatto, varie parole che proprio li rappresentano. C'è tutto il loro mondo diciamo in queste poche parole che ho così attaccato sulla tela, e ho cercato con queste parole proprio di ripercorrere quella che è stata la loro vita insieme, sia attraverso le performance che hanno fatto, sia proprio, infatti scrivo ricerca, rivoluzione, arte, libertà, perché questo loro hanno rappresentato nel mondo dell'arte. E qui anche due mani che si celano, dove c'è scritto ricordo, rimpianto, rimorso. Rimorso, e anche in queste tre parole è racchiusa tutta la loro storia. Grazie Carmen per la tua visione appunto delle mie poesie. L'ultima delle poesie è sull'amore. Questa si intitola Funambola nell'amore. Funambola nell'amore. Camminai sul filo teso dell'infinito e giocai la vita a testo croce. Guardai l'amore sfidandolo spesso ad indietreggiare, e mi sfidò lui stesso a singolar tenzone, e mi ferì, lo ferì, una volta, due ed altre cento ancora. Ma non rinunciai mai a respirare il suo sospiro, a fare il gioco suo. Ancora oggi lancio in alto i dadi. Diciamo che è quello più raffigurativo, possiamo dire così, perché vabbè, naturalmente ce ne sono alcuni proprio dove mi discosto un po' dalla poesia, altri invece dove appunto rimango più fedele, ecco, a quello che è il testo, e Funambola è uno di questi. Però spero, questo è il quadro, spero insomma di avere, come dire, di essere riuscita a trasferire sulla tela anche le emozioni, quindi nel senso che guardando il mio quadro anche, cioè, riesce comunque a trasmettervi la stessa emozione della poesia. Grazie Carmen. A Reggio Calabria. Dovete fare qualche domanda. A Reggio Calabria viveva una clochard, Lena, che non si faceva avvicinare da nessuno. Viveva con i suoi cani in un anfratto, in un luogo praticamente abbandonato dalle istituzioni ed anche dagli uomini. Non da Dio. Infatti non da Dio, Don Denisi, non da Dio. E le dimostro perché non da Dio. Perché un gruppo di volontari, l'Help Center di Reggio Calabria, decise che quella donna non doveva essere abbandonata a se stessa, non doveva essere lasciata da sola. Un giorno si avvicinarono, bussarono alla sua porticina, ma Lena non apriva. Il giorno dopo portarono del cibo, bussarono ancora, ma Lena non apriva. Ma i volontari le parlarono da dietro la porta, le fecero ascoltare la loro voce, fecero ascoltare la loro presenza. Dopo ancora dei giorni portarono altro cibo
ed altre parole. Lena cominciò ad aprire la porticina di quella sua piccola casetta, fatiscente casetta. Dopo qualche giorno ancora, Lena aspettava alla finestra l'arrivo dei volontari. Dopo qualche giorno ancora, Lena era sulla porta a stringere le mani di coloro che non avevano rinunziato alla missione salvifica di donare il cuore. Dopo qualche giorno ancora, Lena era lì con i suoi cani, a prendere e a discutere e a raccontare la sua storia a queste persone. L'Help Center si chiama oggi Casa di Lena. Lena non c'è più, ma rimane il messaggio lanciato da loro di aiuto a coloro che sono gli ultimi, gli invisibili. L'Help Center è riuscito a creare la via fittizia per consentire ai clochard, a tutti coloro che non hanno la possibilità di avvalersi del servizio sanitario, di poter usufruire dei documenti per poter legalmente accedere al servizio sanitario. Noi stasera qui abbiamo una persona eccezionale che racchiude il cerchio di quella che è la vocazione del nostro libro. Il nostro libro è una vocazione benefica, perché parte del ricavato va all'Help Center Casa di Lena, che si occupa proprio di queste persone, perché volevamo un gesto concreto e non una mera passerella. Anche, scusami Maria, anche parte del ricavato della vendita dei quadri. Venga qui quindi la nostra carissima amica referente dell'Help Center Casa di Lena, Bruna, proprio a testimoniare, perché noi vogliamo che la testimonianza del bene che si fa sia veramente una esperienza tangibile. Grazie Bruna per essere venuta qui con noi stasera. Intanto grazie a voi e grazie per aver continuato a parlare di Lena. L'hai raccontata in modo meraviglioso la sua storia e noi l'abbiamo vissuta in modo meraviglioso. Io stando seduta là mi sono soffermata su questo quadro. Medea, una donna nera che esce dal mare. Mi sono fatta questa rappresentazione. E noi, io sono anche referente del coordinamento Ecclesiale Sbarchi, e per adesso stanno arrivando parecchi sbarchi. Ci sono tante donne che arrivano disperate, scappano dalla guerra, scappano dalla carestia, da tutto quello che purtroppo non gli consente di restare più nella loro terra. Quante donne stiamo vedendo in queste condizioni? Vengono per riscattarsi. E molto spesso vengono quasi sempre violentate in Libia, nei luoghi dove vengono raccolte prima di fare il lungo viaggio in mare, e vengono violentate tutte le donne, ragazzine, ragazzini. Questa sofferenza ce la ritroviamo sempre. Le donne che sono arrivate ultimamente, una è arrivata alzando le dita così, che per noi vuol dire vittoria. Lei invece voleva indicare i suoi due figli che sono morti in mare. Non vi dico la disperazione di queste donne, sono arrivate proprio di recente, vederle piangere in quelle condizioni, veramente non possiamo dormire la notte con serenità. Però una cosa molto che ci tocca dentro, quando loro ci raccontano quello che hanno subito in Libia. E una delle donne che è arrivata ha chiesto l'interruzione della gravidanza. Questo perché? Perché si spaventano, anche magari hanno il marito in Europa che l'aspetta e loro non possono arrivare incinta, immaginate voi, quindi sono costrette a chiedere l'interruzione della gravidanza. E è capitato tempo fa una donna che era al CARA di Crotone, questa è storia, è vero, non è che sono, è la realtà, era al CARA di Crotone e è arrivata incinta dalla Libia.
e lei voleva assolutamente interrompere questa gravidanza. E non voleva fare sapere niente ai suoi compaesani, perché non voleva che il marito sapesse di questa storia. È andata la Crotone da una donna che ha tentato, lei ormai era di 5 mesi, quindi è abbastanza pericoloso, ha tentato di interrompere questa gravidanza, non ce l'ha fatta, e le hanno indicato di venire a Reggio Calabria. Lei è venuta a Reggio Calabria, questa signora ha messo le mani su questa donna, quando ha visto che non ce la poteva fare, perché era una cosa molto difficile, è arrivata in ospedale, il nostro ospedale metropolitano, l'ha buttata davanti alla porta del pronto soccorso ed è andata via. Quindi sofferenza nella sofferenza. Noi ringraziamo veramente il Signore per tutti i volontari che abbiamo, che giorno e notte, nel momento in cui c'è una necessità, corrono. E noi questa donna in ospedale non l'abbiamo lasciata sola. Quello che facciamo è un po', rappresenta la parabola del buon samaritano, no? E raccogliamo, li aiutiamo subito, però poi non li abbandoniamo, perché dopo il samaritano tornò per vedere come stava quell'uomo che lui ha cercato di salvare, ed è quello che ci sforziamo di fare noi. E la cosa più brutta che è capitata, che abbiamo visto parlando di donne, una ragazzina di 12 anni incinta. Io vedere quella ragazzina di 12 anni, vedevo mia nipote. Cioè, non si può pensare che questo possa accadere, questa cattiveria. Perché? E allora dobbiamo essere noi chiesa, noi donne, noi uomini, avere veramente, a cominciare ad alzare la voce, dire basta, basta, basta. Altrimenti succedono le cose, gli episodi, diventano episodi, non diventa storia. Questa è storia vera, storia reale, che noi dobbiamo cercare veramente di gridare a tutti che non può più accadere. Non mi prolungo per tempo. Sono una madre anch'io. Sono una madre anch'io. Io che porto mio figlio attraverso il deserto. Ha visto le dune. Sofferto la sete, pianto con me. Sono una madre anch'io, volevo dargli tanto. Gli ho donato una prigione al sole e tutto il mio rimpianto. Sono una madre anch'io, l'onda ci chiama, lo stringo, lui trema. Chissà che terra sarà, disperato come me chi rema. Sono una madre anch'io. Lo so, non ti importa, ho pregato il mio Dio per questo futuro che amara scoperta. Sono una madre anch'io, l'ho stretto vicino il mio bambino, si è scesi giù, l'acqua lambiva, il corpo tremava, la vita scemava, non contava più. Ero una madre anch'io, in fondo al tuo mare giace il mio cuore. Sento il tuo abbraccio, mi infonde coraggio, non c'è colore per il dolore. Siamo due madri noi, ti tengo la mano, il tuo sguardo è lontano, ci sfiora il vento, canta il tormento, e su questa spiaggia lacrime, no, è solo pioggia. Scusa, ma questa era un fuori programma, ma la storia che ha raccontato Bruna l'ha suscitata, e quindi non era previsto stasera questa poesia, però ho ritenuto opportuno che fosse collegata alle parole di Bruna. C'è una poesia di questo libro che poi è quella che ha dato origine a tutto il libro, ed è una poesia che nacque mentre mi trovavo in macchina. Le poesie, lo sapete, non hanno una genesi di seduti al tavolino o in uno studio o in un ambiente ameno. La poesia, quando viene l'ispirazione, nasce. E se non la
la si coglie al volo, sfuma. Questa poesia nacque in un determinato modo, però, nacque musicata, nacque con della musica. È stranissimo perché io non conosco la musica. La registrai col registratorino del cellulare, quindi la tecnologia ci supporta ogni tanto, e poi la inviai a questo nostro grande amico, che a Natale scorso riuscì, a parere mio, a farne un vero e proprio capolavoro. Riuscì a creare questa magia. Medea, Mario Taverriti. Marina, la facciamo sentire originale, come è stata creata. Ok, va bene. Sei Medea, scorre
Grazie. Allora, giusto due parole per spiegare una cosa su questo brano, su questa Medea, perché tra l'altro poi Medea è la protagonista un po' di tutta la storia di questo libro. Quando me la propose Marina, prendere una poesia e non cambiare neanche una virgola per riuscire a fare la metrica e farla entrare dentro una canzone è stato un po', diciamo, un po' non facile, però ce l'abbiamo fatta un po' con tutti gli arrangiamenti che sono riusciti a mettere dentro, insomma, ecco. Quindi, magnifico. Spero che sia piaciuto a tutti, insomma, ecco. Grazie veramente. Ci avviamo verso la conclusione, poi ci saranno dei brevissimi interventi. Volevo concludere con due poesie. La prima parla dell'amore malato, ma capirete perché. La sfida. Non ti aspettavo, sei arrivato. Improvvisamente in me ti ho trovato. Cane silente che divori le mie carni, non mi hai fatto sentire un latrato, eppure il tuo morso spietato nel mio seno hai affondato. Come mi hai scelto, bestia immonda? A caso o secondo un destino già scritto? Sei entrato spavaldo, vigliacco ladro, approfittatore della luce di vita, in silenzio, nella notte del mio corpo, hai intrapreso il tuo lavorio, subdolo, scaltro, infingardo. Volevi nutrirti di me, speravi ti accudissi come madre, cui un feto assorbe la vita per divenire uomo. Per farti danzare in me alla musica del tuo trionfo, per gorgolare alla mia disfatta. Chi vedi adesso davanti a te? Un tenero agnellino impaurito dalle tue fauci? Oh sì, appena ti ho scoperto mi hai fatto paura. Un terrore che ha fatto tremare tutto il mio corpo, di rabbia, perché ti avevo nutrito, ti portavo in me, ti davo in pasto i miei giorni più belli, i miei sorrisi e quelli di chi amo e che riempiono la mia anima. Adesso ti chiamo per nome. Sei cancro, mi dissero, e attesero il silenzio. Chi vedi adesso davanti a te? Sì, sono io, la guerriera. Questa è la nostra arena. Non hai più il buio per celarti. Ti sfido sul prato della vita, nel sole, dentro un sorriso, nel coraggio di una lacrima, nell'orgoglio del mio essere, nella pazienza della fede, nel calore dell'amore, nell'immensa forza del mio vivere quotidiano. E comunque vada, io ti ho già vinto. Allora, Mario, che dire? Questa poesia io la sento, diciamo, particolarmente mia, perché l'ho vissuta sulla mia pelle. E quindi quando mi sono dovuta approcciare, insomma, a questo lavoro, mi sono posta il problema di come renderlo, diciamo, insomma, perché alquanto, insomma, ardua, mi è sembrata ardua l'impresa. E allora io, lo puoi prendere per favore il dipinto? E allora io in quel momento ho pensato, insomma, ho sentito dentro di me un groviglio di emozioni che sì, anche la poesia ne parla, però l'ho voluto così rappresentare con questo, con questi, questo oggetto, insomma, sulla tela, orizzontale. No, così. Lo deve vedere. Ah. Chi ci ospita? E poi lo vedo sentato. Vabbè, ci sei tu per questo, Ci fa. Noi, cioè, queste cose, sei tu il padrone di casa. Allora, dicevo, quindi io ho rappresentato, cioè ho voluto, insomma, mettere sulla tela questo groviglio di sentimenti che uno provi quando scopri di avere un tumore.
Però nello stesso tempo questa lotta, questa sfida, ho voluto che appunto emergesse poi la vittoria, diciamo così, sulla sfida, per cui ho lasciato una parte della tela in bianco dove potessero essere evidenti i colori, i bei colori e quindi la positività. Quindi abbiamo da un lato il nero con tutta la forza, insomma, cioè che in quel momento uno mette in campo appunto per affrontare la malattia, però dall'altra la tela bianca su dove poter scrivere poi la parola fine e quindi la vittoria. Questo libro nasce da diverse magie. Una di queste è anche la casa editrice che se ne è occupata. Il suo significato in italiano significa albeggiare. In greco di Calabria si dice apodiafarsi. E quale migliore occasione di speranza che vedere veramente un'alba? Come vide l'alba dopo 5 anni questo testo. In rappresentanza della casa editrice non è potuto venire il dottor Carmelo Nucera questa sera perché era impegnato in un'altra questione molto urgente. C'è l'editor del libro che l'ha curato nei minimi dettagli, subendo le angherie mie e di Carmen. Valeria, Genova, a te la parola in brevissimi 56 minuti. Buonasera. Un paio di immagini. Intanto il Circolo Culturale Apodiafarsi con le sue edizioni tutela le minoranze linguistiche. Questo libro di Marina tutela una lingua attraverso le sue poesie, che è la lingua di chi ha difficoltà ad esprimersi in alcune occasioni. E questo è il messaggio che stasera mi preme divulgare. Abbiamo scelto di pubblicarlo, di utilizzarlo come strumento. Io inviterei il consigliere di Santo Stefano a fare dono alle ragazze che compiono 18 anni di questo volume, perché in questo aspromonte che a volte è devastato, e di pochi giorni fa l'ultimo episodio, diciamo, lo racchiudiamo in un ultimo episodio, c'è la necessità di trovare forza. Questo è uno strumento di forza per le ragazze e per le donne. L'immagine invece che stasera è venuta fuori è di una ragazza di 21 anni lungo le coste della diga del Menta, appoggiata con la testa su una canoa con un libro in mano. E il libro è uno strumento di forza e l'aspromonte è una strada per arrivare ad essere donne forti. Io sono un educatore scout, a noi ci serviamo dei boschi, dell'aspromonte, delle cascate per far conoscere ad ogni ragazzina la forza che ha dentro. Quella ragazza non ha avuto la possibilità di vedere l'alba del giorno dopo, perché dopo aver lottato contro una famiglia che aveva la vocazione alla distruzione, è stata lanciata dal quarto piano via Bruno Buozzi. Quella ragazza faceva parte del gruppo scout e aveva scoperto all'interno dell'aspromonte una strada. Noi quest'anno col gruppo scout non abbiamo potuto fare l'esperienza in aspromonte perché i punti d'acqua sono pochi. Io le chiedo di aumentare i punti d'acqua per dare la possibilità a chi vuole riemergere di poterlo fare. Quindi per Maddalena e per tutte le donne io le chiedo questa cortesia. La cultura è uno strumento di liberazione di tutte le oppressioni.
e anche per questo noi stasera siamo qua. Grazie, grazie Valeria. Sì, vorrei dire soltanto due parole. Io intanto mi complimento con la signora per quello che fa, per la sua forza, perché queste brevi parole mi hanno colpito. È riuscita a lanciare davvero un messaggio importante e mi farò portavoce in consiglio comunale di questa sua richiesta. Grazie. Grazie, grazie per la tua sensibilità. Grazie Valeria per le tue parole. E proprio concludiamo noi con un brano dedicato a Madelina, ha dedicato a tutte queste ragazze per la loro forza. Strega. Su una rupe, stetti a rimirare il mare. Il suo richiamo sensuale faceva fremere il mio corpo di un perverso languore. Poi venne la nube e carezzò silente le mie membra protese verso il niente. Il vento sfiorò il mio viso, carezza languida e poi audace, diamante sapiente che tutto vuole, tutto chiede e poi soddisfatto nell'amore, dormiente tace. E poi fu tutto mio quell'immenso, acqua, nuvola, vento e rupe. Aprì le braccia e accolsi la tempesta, e in quella furia c'era tutta la mia forza. Strega mi chiamarono, mi condannarono a rovo, e in mezzo a quelle fiamme dilanianti che lambivano il mio corpo, ripensai al mare, al vento, alle nubi ormai così distanti. Non capite, gridai, ero solo donna e non lo capirete mai. Vorrei ringraziare Giovanni Suraci, che è qui al nostro fianco e che fortemente ha voluto che noi fossimo qui questa sera con questo libro, fortemente lo sta appoggiando nel suo cammino sul Reggio e nell'ambito della città metropolitana e ci sostiene sempre con la sua tenacia, la sua forza, il suo coraggio e la sua grande cultura. Grazie Giovanni di aver dato proprio questo sostegno importante questa sera. Sì, io intanto ringrazio tutti quanti per la presenza e anche i nuovi arrivati che prima all'inizio non c'erano. È arrivato Don Denisi, io parlavo di un mio compagno di liceo, vedo in fondo il mio compagno delle scuole elementari, quindi il tempo non si ferma. E poi c'è la dottoressa Condello, psicologa, poetessa, una figura importante nel panorama della cultura del nostro territorio. Non possiamo non dare la parola, pregandolo come tutti di essere stringato, a Don Denisi, che rappresenta la storia del nostro territorio, di Santo Stefano, ha battezzato tutto Santo Stefano, ha sposato tutto Santo Stefano e ha portato per mano il nostro Giovanni. State zitto che parlo io. Buonasera. Non c'ho bisogno di presentazione né degli altri né mia, perché la maggior parte di voi mi conoscono o a Santo Stefano o a Reggio, dove Don Denisi è un prete. Voglio solo due minuti congratularmi con il comune di Santo Stefano, con il proprietario dell'hotel Excelsior e con altre associazioni. Hotel centrale, sì, scusate. Stefano l'ho sposato, quindi non posso non conoscerlo. Sapete, a 90 anni non è che uno perde la memoria, perché grazie a Dio il cervello funziona ancora. Però qualche equivoco può succedere. Vi devo dire che sono contento di queste iniziative culturali, perché le muse sono sette, quante sono? Nove.
sono tutte femmine. La poesia, la musica, la pittura, guarda, tutto al femminile, come questo parterre di belle donne. Tranne uno. Guarda, dobbiamo stare attenti, maschietti, perché finora si rivendicavano le quote rosa, ora dobbiamo rivendicare le quote azzurre. Meno male che ci sono le frecce che portano tutti i colori. Io sono stato in altre località importanti d'Italia e anche all'estero, ma Cambarie non ha niente da invidiare né a Cortina, né a Madonna di Campiglio e né a tutte le altre località. Però non ha bisogno solo della natura, ha bisogno anche di cultura, ha bisogno anche di poesia, perché bisogna coltivare tutto l'uomo. E l'uomo non è solo quello che mangia il corpo, anche la mente deve mangiare, anche il cuore deve mangiare, anche i sentimenti, le emozioni, come li chiami? Le emozioni, sì, perché non si può vivere senza emozioni. Medea, non costruire. Mi avete fatto ritornare, sentitemi quando parlo io, no. Mi avete fatto ritornare il ragazzo di 18 anni, quando ho studiato la Medea, e poi nei 20 anni me la sono goduta al teatro di Siracusa, al teatro greco, con attori, attrici a livello nazionale e internazionale e con i cori. Soprattutto perché nelle tragedie, nelle commedie, sono quelli che vanno. Ho finito un tripode per coltivare tutto. Ci vuole una buona amministrazione comunale e mi pare che l'attuale possiamo dare finora almeno 7. Io, voi non lo so. Perché io ho conosciuto le amministrazioni di Santo Stefano negli anni 50, purtroppo. Le istituzioni, anche la Chiesa, purtroppo quest'anno non ce l'ha messo ogni giorno a Cambarie, e questo è un male. E l'educazione, le istituzioni educative. Cambarie ogni anno, anche quest'anno, è popolato di giovani, giovani. Lo scautismo, qui vengono a fare i campi i ragazzi, l'Azione Cattolica, quelli del CAI, quelli del Club Alpino, no? Ed altri. Non si può vivere, come diceva Gesù Cristo, ora faccio il prete, non si vive di solo pane. Ho finito. Grazie. Ci porta sempre un valore aggiunto con la sua storia e tutto il cammino che ha fatto. Ora ripasso la parola all'autrice, a Carlo. La coautrice. Allora, vi ringraziamo e chiudiamo la serata con una bellissima canzone di Mario, dal titolo Gli alberi. Sì, ho scelto questo brano proprio per dedicarlo a questa terra. Parla naturalmente degli alberi e cosa rappresentano per noi. Sempre sono
facilita passare. Gli alberi guardano come nasce il sole. Gli alberi parlano con la voce del vento. Offrono un volo alle loro foglie per farle cadere dolcemente in autunno. L'uomo ascolta il fruscio della sua voce. Sentirai il vento che soffia sui rami, il suono di quella natura che pochi ascoltano e non ti lascia più. L'uomo osserva le sue mille braccia, ti avvolgeranno e ti racconteranno la storia dei secoli e tutte le sue verità. Cielo con un dito, gli alberi giganti degli innamorati che da sempre hanno disegnato cuori, un ricordo che resta inciso nel tempo. Gli alberi hanno protetto la nostra terra, gli alberi hanno saputo fermare il tempo, ispirando infinite parole per poeti in amore. L'uomo ascolta il fruscio della sua voce, sentirà il vento che soffia sui rami, il suono di quella natura che ascoltano e non ti lascia più. L'uomo osserva le sue mille braccia, ti avvolgeranno e ti racconteranno la storia dei secoli e tutte le sue verità. Gli alberi sono i cuori degli innamorati, gli alberi sono i padri dell'uomo, sono gli alberi. Grazie. Siamo giunti al termine e la nostra poetessa è al tavolo a firma copie. Chi volesse comprare il libro e avere una dedica esclusiva, perché Marina fa le dediche ad hoc ad ogni persona in maniera esclusiva, quindi liberamente. Grazie, grazie comunque di essere venuti. Che dirvi? Alla prossima. Alla prossima.